Forse il vento, come le nubi che passando il cielo annodano i pensieri, così arrivi agghindata a festa nella penombra, nel mare con ciò che resta della pioggia. Dicono che le donne arrivano con il vento, potendo tradurre il mondo, comincerei dal tuo incedere danzante, che riesce a commuovermi ancora più di quest'ora di luce, tentennante nell'occhio ostinato del gabbiano in agguato. Forse il vent, come le nulis che sorpassanti il ciel a intorgolen i pensiers, così e ti rives duta in grengula dalla miesa ombrena dal mar con sec avanza dalla pluia. A disin che li feminis arriveden col vent a poter voltare il monte, i tacaresi della toanda ballerina, che arriva ad ora in corami enciamò, pidi chi sta ora di luz clopadis, tal voli ciavestri, dal cocale in vuaita. Grazie. Grazie, allora in premio un'opera originale della tela di Maria Voto, un cuscino in pura lana con motivi di righe e spighetta, chiuso da bottoni degli anni 50, e un runner di cotone, lino e seta con decorazioni tipiche della tessitura garganica, consegnato da Rino Caputo. Caio qua fuori, da ci dormi.
nostro presidente della giuria non ascolta mai, è un imperatore, quindi mi obbliga a parlare. Io avrei preferito non parlare, perché sono un uomo abituato a fare più che a parlare, perché i poeti, come sapete, sono quelli che fanno. I poeti sembrano che hanno la testa sulle nuvole, invece hanno i piedi ben piantati per terra e riescono a produrre un risultato. Qui ho dei colleghi poeti che con uguale passione portano avanti questo premio, che è arrivato al 17° anno, il prossimo anno diventa maggiorenne, e quindi io richiederei alle istituzioni, richiederei a non solo a quelli che ci hanno supportato e sopportato nelle fatiche di questi 17 anni, di rafforzare. Ecco, tenete presente, io vi dico come funziona il premio Schitella, perché tante volte all'estero, cioè non a Schitella, mi dicono: ammirati, ma come riuscite a fare queste cose qui? Io gli rispondo sempre con passione e competenza. Volete sapere che cosa vuol dire passione? Questi signori che stanno qui con me nella giuria si sono pagati il viaggio per venire qui a Schitella. Non lo fanno in molti, in genere i giurati pretendono il gettone di presenza, e io naturalmente gli rinnovo la battuta che per me sono impagabili e quindi non vengono pagati. Però devo ugualmente ringraziare degli operatori turistici locali, in particolare Residenza Carmela, B&B Torre del Lago e B&B sulle Scale. Io gli farei anche un applauso, perché sostengono le spese di soggiorno. Poi stavo dimenticando Giovanni, che si è riempito di pesce oggi, e quindi stiamo accusando un po' delle difficoltà, perché stiamo diventando un po' vecchiarelli. Ecco, questo è il premio Schitella. Leghiamo molto con i poeti, ci sono scambi che poi rimangono impressi nel tempo. E poi una cosa straordinaria per un piccolo paese come questo, Schitella in questi 17 anni ha prodotto 17 libri di poesia da leccarsi i baffi. Non solo, ma anche persone che si sono classificate secondo e terza hanno pubblicato le raccolte, che non hanno, diciamo, vinto il premio Schitella, però hanno tenuto sempre a indicare nelle bandelle del libro che avevano partecipato a Schitella, perché è un piccolo Nobel della poesia dialettale. Di questo noi siamo orgogliosi, tutti quanti noi, perché abbiamo in questi anni formato una squadra, quindi ognuno fa una sua piccola parte, ci siamo sempre accompagnati, ci siamo trattati bene con musica popolare, e quindi io ti ho visto da bambino, quindi dico e ammiro la tua passione, perché la passione, la forza, la forte volontà fa vincere le battaglie. Quindi non bisogna scoraggiarsi, io lo dico a mio figlio, gli rompo le scatole tutti i giorni, dico: ma tu devi sbattere la tua testa finché non te la rompi, ma non te la romperai, perché se hai passione tu farai delle cose importanti nella vita. Quindi io vi ringrazio, ringrazio il pubblico che ci segue, noi abbiamo una specie di piccionaia di affezionati al premio. Ah, dimenticavo che per 17 anni abbiamo fatto uno speciale con il quale avete potuto seguire, quindi una specie di libretto d'opera, che non è una cosa trascurabile. Poi noi lo mettiamo in internet, usufruibile gratuitamente, quindi il pubblico che segue il premio Schitella non è questo qui il pubblico che vediamo stasera e che noi comunque ringraziamo per la partecipazione, ma è un pubblico molto più numeroso. Noi pubblichiamo queste cose su Poeti del Parco, forse voi non sapete, ma Poeti del Parco è un sito che ha 3.500 lettori da computer diversi. Su Poeti del Parco abbiamo pubblicato i testi di 51 poeti che hanno scritto poesie per Schitella in qualsiasi paese del mondo,
valorizzerebbero questo fatto. Sono diventate 52 perché Manuel Cohen ci ha regalato la sorpresa della sua poesia. Io gli farei un applauso, perché fare una poesia su Spinella non è semplice, quindi si è trovato lì a lavorare duramente per fare una cosa che non sfigurasse rispetto ai testi pregevoli che abbiamo pubblicato su un volume, 43 poeti per Ischidella. Adesso lo dobbiamo ristampare perché siamo rimasti indietro di parecchi poeti. Io ho finito, vi ringrazio di nuovo e penso che finiamo in musica, perché degnamente. E a proposito di musica, c'è un coro angelico, io non so se se la sente di cantare anche una piccola canzone, perché non vorrei che questo bel pubblico, così facciamo un po' un gemellaggio, ve la sentite Trio Nuovo Coro Popolare di cantarci una cosa? Noi siamo abituati a fare delle sorprese.